Buonasera a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Ragazzi, allora, ho appena finito di vedere questo Napoli-Fiorentina 3-0 secco, stanno ancora giocando gli ultimissimi istanti della partita. Partita un pochino scialba, un pochino così così, anche un ambiente praticamente dimesso, stadio semivuoto, veramente abbastanza imbarazzante. Adesso stanno facendo vedere qualche tifoso arabo del Napoli. Insomma, diciamo, è abbastanza particolare la situazione. Hanno voluto provare ovviamente questo tipo di discorso per fare più partite. Sinceramente, quando ci sono partite da vedere, comunque diciamo di un certo livello, come dire, a me sta sempre bene, male non fa, insomma, volevo dire, qualche partita in più ci sta pure, insomma. È chiaro che magari si critica questa tipologia di discorso, il fatto che sono andati a giocare lì, ma è chiaro che è tutto un discorso legato ai soldi, legato a degli introiti, eccetera. Però alla fine abbiamo visto una partita, insomma, abbastanza scialba, che il Napoli ha vinto, la Fiorentina non ha fatto praticamente niente di che, e quindi il Napoli è la prima finalista di questa Supercoppa, che affronterà ovviamente la vincitrice tra Lazio e Inter. Poi, detto questo, ragazzi, volevo un pochino fare il punto della situazione per quanto riguarda il calciomercato, ma non solamente il nostro, perché qui c'è una situazione un pochino particolare. E niente, noi siamo abituati, noi del Milan, siamo abituati ogni volta ad avere a che fare con questo tipo di operazioni, diciamo, legate ai nostri possibili acquisti, le nostre trattative. Sono delle trattative che durano in eterno, sempre molto complicate, sempre questi tira e molla, da chiare, cananza capisci. Non sono veramente mai semplici le nostre trattative. Ho visto adesso le ultime, danno praticamente un Cairo che non lo sapeva, ok? Cioè, ormai praticamente Buongiorno è stato tolto dal mercato. Non so se è un modo per ovviamente far sì che il prezzo del giocatore possa lievitare. Se la sta tirando un pochino, anche perché ovviamente sa bene che essendo gennaio, se sono veramente interessati e non lo prendono adesso, magari ci riproveranno più seriamente in estate. Certo è che fa un pochino pensare questa situazione qui, che ogni volta, soprattutto in Italia, ogni volta che cerchiamo noi del Milan di andare a prendere qualcuno, troviamo sempre delle situazioni molto ma molto complicate. Affrontare, diciamo, determinati presidenti, determinati direttori sportivi diventa veramente molto difficile. E fa scalpore, perché se pensiamo al fatto che questo adesso chiede praticamente 40 milioni cash, cioè alla fine il discorso è questo qua. Come mai poi spesso e volentieri vediamo invece altre situazioni in cui le squadre si prostrano praticamente e accettano anche modalità di pagamento abbastanza fantasiose, cioè roba che ci vogliono 5-6 anni per finire di pagare il giocatore? Ci siamo capiti, ok? Ci siamo capiti, spesso e volentieri abbiamo visto questo tipo di discorsi. Invece contro con noi, sistematicamente, quando vogliamo un giocatore, si fa muro, si fa sempre cercare di complicare le cose. È una cosa che ci portiamo dietro da tempo e che adesso è diventata ancora più marcata. Detto questo, visto e considerato che parliamo di mercato non solamente del nostro, pare che l'Inter abbia praticamente preso Zielinski e Taremi a giugno a parametro zero, giocatori che si vanno ad aggiungere ad un numero di giocatori portati a zero che veramente fa rabbrividire. Questo è proprio il marchio di fabbrica di Marotta, che anche alla Juve ha sempre fatto così.
strapaga i giocatori, gli dà un ingaggio molto ma molto importante, paga le commissioni e i giocatori scelgono di andare all'Inter a parametro zero per questi motivi qua. Noi non paghiamo commissioni, i nostri stipendi devono avere un tetto e noi sistematicamente i giocatori, se li vogliamo comprare, dobbiamo uscire i soldi perché a parametro zero non viene nessuno. Non viene nessuno. Il problema, la domanda, come diciamo, code, sorge spontanea. Come fa un club indebitato per centinaia di milioni di euro a fare questo tipo di ragionamento? Cioè, io non riesco a capire. Io posso capire se Bayern Monaco, quello sta a zero, gli diamo 7 milioni di euro, gli paghiamo 3, 4, 5 milioni di commissioni e ste bun paghet. Bayern Monaco, un Real Madrid, un Manchester City, un Paris Saint-Germain, ok, le squadre che ovviamente fanno, diciamo, ciò che vogliono a livello economico. Ma chi si Cristiane du? Come fanno a continuare a poter fare quello che fanno? Come fanno? Come fanno? L'abbiamo visto come fanno. Stona da Xe, Stona. Stona attacchetta da Xe. Con tutti i vertici a destra e a sinistra, questa è la situazione. Addirittura ho sentito parlare di Benzema. Ho sentito parlare di Benzema che in Arabia percepisce uno stipendio, se non erro, tipo di, non ricordo se sono 100 milioni di euro, 200 milioni di euro, insomma, cifre, diciamo, irreali, va bene, qualcosa di spropositato. Ho sentito accostare il nome di Benzema all'Inter. Poi qualcuno giustamente ha voluto ironizzare dicendo che evidentemente Benzema non è che deve andare all'Inter. Benzema è probabilmente, diciamo, interessato all'acquisto, perché ce n'è uno a Cat, prende 100-200 milioni all'anno. Quando va a Stecco, non so a Cat l'Inter, ne so a canzone. O meglio, magari Zhang ha pensato a Benzema per poter sistemarsi tutti i debiti, insomma, che visto e considerato quanto guadagna, diciamo, non puoi chiamarlo, cioè non lo so, certo è che comunque si è parlato anche di Benzema all'Inter, ok? Quindi pensate un po' voi, fate un po' voi, certo è che questi continuano a fare quello che vogliono. Noi invece siamo qui a cercare sempre di centellinare, di mettere sul bilancino. Avete presente quando sulle vecchie bilance di una volta dovevi mettere il peso da una parte e dall'altra, come motivo che non pica più pesante, ops, non c'era basso, da che sì, niente, ma sta da che sì, ma sta, a ma fa sempre col bilancino, chi si invece fa che cazzo vuole, a quando, pig, na catten, che la dibet fino a dove, ma che non sa, non lo so, veramente, io da ciù chiam, cacu, io da come a fe, che vuoi che cambia pure io da che sì, e che cazzo ma fa, almeno, vediamo di imparare qualcosa pure noi. Pulisic eletto calciatore americano dell'anno per la quarta volta, giocatore che veramente sta facendo benissimo. Cuducino de scanone bu, ogni ce la mafia, un matanaco, due matanai. Ogni aiuto lo problemi ogni squadra, ogni tifoseria ha dei personaggi, dei tifosi che sono alla buona, abbonati, e quindi che devi fare? Te li devi tenere. Giocatore straordinario. Oggi ho rivisto un video dei suoi gol meravigliosi. La maggior parte veramente bellissimi. Quello col Frosinone, un gol meraviglioso. Stoppa un pallone, un lancio di 70 metri di Maignan che lo prende, diciamo che lo lancia, che come succede spesso e volentieri, lui ferma il pallone in corsa. Poi tiene dietro i due difensori che avevano Marcandoni, eppure Pulisic non è un gigante, riesce a difendere il pallone e poi sottoporta un colpo sotto a spiazzare e a scavalcare portiere e difensori che si sono buttati scivolati. Un gol stellare, veramente bellissimo, così come decisivi poi, perché 6 gol ha fatto in campionato, sono arrivate 6 vittorie, decisivo col Genoa, decisivo col Sassuolo, decisivo con la Lazio, decisivo a Bologna, veramente un giocatore col Torino, giocatore veramente straordinario. Pulisic è veramente, mi sta piacendo davvero tanto. Voglio dire un paio di cose molto importanti sul nostro mercato, anche futuro, perché sto leggendo spesso e volentieri il fatto che Simon Kier
e Olivier Giroud non dovrebbero rinnovare, soprattutto su Kier si parla di un possibile non rinnovo del contratto per una serie di motivi legati all'età, legati ai suoi problemi fisici, eccetera. Io, ragazzi, un giocatore come Kier me lo tengo fin quando lui decide di voler stare con noi. Nel senso che è chiaro che devi far finta che non ce l'hai, perché noi dobbiamo entrare nell'ottica come facevamo con Ibrahimovic. Se hai un giocatore di quell'età e che ha avuto spesso problemi fisici, devi mettere in preventivo che spesso e volentieri non ci sarà. Quindi lo devi sostituire, questo è poco ma sicuro. Ma io nella rosa me lo terrei. Magari gli faccio un contratto un pochino più basso, visto e considerato che anche lui capirà che le partite magari sono di meno, che andrà a giocare, che va per i 35 anni. E quindi ovviamente ci sta che uno prende qualcosina in meno, ma non rinnovare a Kier non sarebbe una cosa intelligente, anche per l'importanza che ha il giocatore nello spogliatoio, come carisma, come personalità. Già noi non ne abbiamo giocatori di personalità, leader non ne abbiamo. Se togliamo anche lui, secondo me facciamo una cagata pazzesca. Stesso discorso vale per Giroud. Sento dire che è tentato dall'MLS. Vuole andare a provare in America, a quanto pare, dicono. Io penso che lui voglia restare al Milan perché è molto legato a questa maglia. Anche lui, stesso identico discorso di Kier, non deve essere più il titolare, l'abbiamo detto più volte. Chiaramente ha delle fasi della stagione dove è molto giù fisicamente e quindi lo devi sostituire, ma anche lui, se riusciamo a mantenerlo nella rosa, sarebbe un'ottima cosa, un'ottima notizia per le stesse identiche motivazioni che ho detto di Simon Kier. Quindi attenzione, attenzione a non rinnovare a questi due giocatori che sono fra i pochi leader che abbiamo, sia tecnici che carismatici, quindi a livello di spogliatoio. Per quanto riguarda invece Rafa Leao, leggevo una cosa abbastanza strana e secondo me qui la gente, i giornalisti, ci marciano. Perché leggevo Leao non segna da settembre, ed è vero, perché in campionato Leao non segna da settembre, ha fatto solo 3 gol, quindi veramente un bottino pessimo per un giocatore delle sue qualità, delle sue caratteristiche. E leggevo e non tira in porta da ottobre. Ma di che state parlando? Cioè, che cosa volete dire non tira in porta da ottobre? Questo significa quando hai la stampa contro. Cioè, che significa il Leao non tira in porta da ottobre? Ma che cazzo state dicendo? Ma le partite del Milan le vedete? Leao calcia in porta. Poi se il tiro finisce di poco fuori, o se il tiro viene parato dal portiere, o viene respinto da un difensore, diciamo davanti, cioè non significa non abbia tirato in porta. Che significa non ha tirato in porta? Ma che significa non tira in porta? Cioè mi state dicendo che da ottobre, novembre, dicembre e questo metà gennaio sono 3 mesi e mezzo di partite che Leao non calcia in porta? Ma che cazzo state dicendo? Il problema è che spesso e volentieri lo fa male, tira male, i tiri non vanno in porta, vanno fuori, ripeto, vengono respinti, tutto quello che vogliamo. Ma io sono convinto che comunque sia tiri in porta ne arrivano e come. Il problema è che spesso e volentieri sa perdinghiacchiere, quello sì, ma che non tira in porta da ottobre, francamente, mi sembra una cagata pazzesca. Detto questo, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio per esserci sempre. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e lasciate un like. Vi voglio bene, vi abbraccio a tutti. Forza, lotta e vincerà. Non ti lasceremo mai. Ciao a tutti.